Una cartina che è la cartina del meteo e la cartina delle zone a rischio, rischio neve, dove vedete la X rossa, le partite rinviate, cioè Avellino Teramo e Monte Granaro Venezia di basket, Pescara Juve Stabia e Modena Padova, dove c'è il punto interrogativo, significa che qui abbiamo ancora dei dubbi, e cioè Bologna, Parma e Siena per calcio e basket, Roma per il rugby. E poi c'è Udine. Oh, qualche mezz'oretta fa vi abbiamo fatto vedere il resoconto cronistico di un collega di Pescara che ci ha mostrato, e vi faccio vedere subito le immagini, come si presentava, credo questa mattina, lo stadio Adriatico. E, insomma, sembra lo stadio di Vladivostok, sembra uno stadio siberiano. Invece qui siamo a Pescara, città di mare, città che si presentava così. Il collega si chiama Luca Teseo ed è al telefono con noi. Luca, buonasera. Sì, buonasera a voi. Non so se dirvi saluti da Pescara o da Helsinki o Mosca, ma comunque buonasera. Allora, grazie Luca per essere con noi. Noi ti stiamo vedendo, il tuo lavoro che abbiamo particolarmente apprezzato e volevamo farci anche un po' raccontare di queste. Qui le immagini, Luca, effettivamente parlano da sole. Tu con il colbacco, questo è tutto fuorché lo stadio di Pescara. E invece ci confermi, è lo stadio di Pescara. Sì, purtroppo è lo stadio di Pescara e vi devo confermare che in questo momento su Pescara sta imperversando una vera e propria tormenta di neve con vento fortissimo e neve. Quelle immagini si riferiscono praticamente a 12 ore fa. Io credo che la situazione sia assolutamente peggiorata all'Adriatico in tutte queste ore, perché c'è stato solamente un attimo di tregua intorno all'ora di cena, intorno alle 19:45, ma giusto 20 minuti, ma adesso sta continuando a nevicare. Quindi noi sappiamo che la partita del Pescara viene ancora una volta rinviata, ma la situazione generale della città com'è? La situazione generale della città adesso si inizia a fare preoccupante perché ci sono delle zone, Pescara è sia al mare ma anche ai colli, e ci sono delle zone dei colli di Pescara che sono isolate, il comune sta tentando in tutti i modi, con dei mezzi, anche con dei volontari, di raggiungere alcune contrade fuori Pescara, proprio vicino ai colli, che sono assolutamente isolate. Sotto il profilo invece sportivo è il male minore, questo ci permetterà di recuperare infortunati, darà la possibilità magari a Zeman di inserire il giovane Caprari nei suoi schemi, anche se devo dire che voglio essere particolarmente vicino in modo ironico all'allenatore della Juve Stabia, perché ieri aveva detto che preferiva giocare, non so perché tutti preferiscono giocare con il Pescara in condizioni che potrebbero penalizzare la squadra di Zeman. Io preferirei giocare con un campo da gioco degno di questo nome, dove il Pescara potrà esprimersi nel modo che tutti sappiamo, e ovviamente anche le squadre Ma avversarie. questo è evidente, comunque le immagini dimostrano che lì non si gioca nulla se non a palle di neve. Senti, ma non è che Zeman si inventa un bell'allenamento nella neve, tipo Rocky IV quando si allena in Siberia prima di affrontare Ivan Drago? Guarda, un episodio del genere dobbiamo ritornare all'anno 86-87 con Galeone che fece fare una sgambata, se non ricordo male, in quel Pescara che, quella Pescara che conobbe la neve e poi venne promosso nella massima serie. Zeman non so, però credo che oggi si siano ritrovati al chiuso, quindi in tutti i sensi li sta tenendo tutti quanti al caldo. Giustamente, giustamente. Luca, allora, buon lavoro, grazie per questa testimonianza davvero preziosa. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Luca Teseo. Andiamo.